La definizione del concetto di imperium viene offerta dal personaggio di Virgilio verso la conclusione del primo canto dell'Inferno. Al termine, infatti, del suo discorso con cui ha preannunciato a Dante che lo accompagnerà nella visita dei regni ultraterreni e che lo dovrà consegnare nelle mani di Beatrice per poter continuare il viaggio salendo al regno dei cieli, indica la ragione di questo cambiamento di guida per il fatto che a lui è proibito entrare nel regno di Dio, che anche se questo regno fa parte dell'impero divino, dell'impero di tutte le cose, che quell'imperatore che lassù regna, perché fu ribellante alla sua legge, non vuol che in sua città per me si vegna. In tutte parti impera e quivi regge. Quivi è la sua città e l'alto seggio, o felice colui cuivi elegge. Questa definizione proposta da Virgilio del concetto di impero e di imperatore è una definizione, secondo le regole della retorica classica, che viene chiamata definizione per differentiam, perché la definibilità di un concetto viene offerta in base al confronto con un altro concetto con esso imparentato che prende significato anch'esso da questo confronto. Così con una definizione sola si determina il significato di due termini. E i due termini in questione sono impero e la famiglia dei termini legati a impero, imperatore, imperare, e re o regno della famiglia dei termini legati a reggere. Nel confronto tra questi due termini si vede che il significato di impero è caratterizzato dal fatto di essere universale, mentre il rex regge soltanto un determinato ambito, un determinato territorio, e in questo caso Dio, quivi, cioè nel paradiso, è re. E per questo non vuole che Virgilio, come tutti coloro che sono morti senza il battesimo, possa entrare nella sua città dove, appunto, Dio è re e dove è l'alto seggio al quale vengono innalzati coloro che ottengono la beatitudine. Dunque, l'impero è in tutte parti, è universalmente diffuso su qualsiasi ambito creaturale, ma Dio regna veramente ed è a lui direttamente sottoposto soltanto il regno del bene, il regno dei buoni, il regno del paradiso. Dante ci conferma questa immagine della partecipazione delle creature all'impero di Dio, ma del loro essere rette semplicemente soltanto dalla corona di un re che governa direttamente sul loro ambito, sul loro territorio, ci conferma questa cosa in un bellissimo brano molto noto dal De Vulgari Eloquentia, nel quale Dante, facendo riferimento al proprio esilio, racconta come proprio questa situazione di esiliato gli ha consentito di comprendere che la sua vera patria non è quella terrena, ma è appunto un altro regno, più alto, un regno celeste. Ma io che ho per patria il mondo, come i pesci l'acqua del mare, sfogliando in lungo e in largo i volumi e dei poeti e degli altri scrittori nei quali viene descritto il mondo, tanto parlandone come realtà universale, quanto nel dettaglio delle singole parti, ripensando nella mia interiorità ai diversi siti
degli spazi del mondo e alla loro relazione con l'uno e con l'altro polo e con il circolo dell'equatore, ho potuto valutare confrontando e poi convincermi con certezza che ci sono tante regioni e città più nobili e più degne di essere amate di quanto non siano la Toscana e Firenze, dalle quali io provengo e di cui mi sento ancora un abitante. Dante ha per patria il mondo, ma è spiritualmente cittadino di questa patria perché gli fanno conoscere questo luogo che è l'intero universo, gli scrittori, poeti e altri scrittori che gli narrano come viene descritto il mondo, parlandone sia come realtà universale, sia nel dettaglio, nella particolarità dei singoli regni, delle singole regioni che lo costituiscono. E questa ricchezza del possesso di una conoscenza che viene dai volumi dei poeti e degli altri scrittori gli consente di conoscere riflettendoli, ripensandoli nella propria interiorità, tutti i diversi siti, cioè i diversi luoghi particolari e la relazione degli spazi, dei luoghi del mondo con l'uno e con l'altro polo, cioè con i termini di misurazione geografica dell'universo e con il circolo dell'equatore. Ebbene, in questo confronto io ho potuto valutare, confrontando e poi convincermi dopo aver confrontato, che ci sono tante regioni e città delle quali io sono cittadino perché sono cittadino di un impero molto più vasto di quanto non sia la ristretta patria che finora ho creduto di dover nominare tale, e cioè la Toscana e Firenze. Più nobili, più degne di essere amata. Territori quindi che sono il luogo della bontà e del governo della bontà, dove si attua e si realizza il volere di Dio. Dove si attua e si realizza quella gloria che muove ogni cosa per l'universo e che penetra, ma risplendendo, cioè venendo riflessa, in una parte più e meno altrove, come indica appunto l'incipit del Paradiso, della terza cantica, in cui viene richiamato non soltanto l'universalità dell'impero, ma anche l'essere parzialmente diffusa in alcune parti più e in altre meno della bontà divina, non perché la bontà divina sia più o meno potente, più o meno attiva nella creazione, ma perché sono le parti stesse che riflettono più o meno bene, più o meno con efficacia, la gloria, il potere di Dio. Questa terzina dell'incipit del Paradiso è in sintesi un compendio della dottrina che Beatrice espone a Dante quando nel secondo canto del Paradiso, per spiegargli l'origine delle macchie lunari, spiega, illustra a Dante la natura della derivazione di tutte le cose da un unico principio e quindi della loro appartenenza ad un impero che è un unico governo perché è un'unica derivazione, nonostante il prodursi, il crearsi di differenze, di diversità che ciascuna delle parti caratterizza per differenziarsi dalle altre. Dentro dal ciel della divina pace si gira un corpo nella cui virtute l'esser di tutto suo contento giace. Dentro il cielo ultimo della concezione dantesca dell'universo, cioè dentro l'empireo, che è il luogo non luogo, il luogo mentale nel quale sussistono tutte le cose per il fatto di essere pensate da Dio e dunque conciliate con la sua buona volontà,
dentro quel cielo, che quindi è il cielo della pace divina, si gira un corpo, si muove, ma si muove perché vuol dire che c'è, che sta all'interno del pensiero divino, quindi nella virtute, nella potenzialità della capacità creativa di Dio, un corpo nella cui virtute giace, ma sta perché viene girato insieme al corpo che gira con tutte le cose che contiene, giace l'esser di tutto suo contento, di tutto ciò che esso contiene. Lo ciel seguente, che ha tante vedute, quell'esser parte per diverse essenze, da lui distratte e da lui contenute. Scendendo di cielo in cielo cominciano a manifestarsi delle differenze, delle diversità tra le cose che vi sono contenute. Quindi il secondo cielo ha tante vedute perché è visibile da tante prospettive diverse e per questo manifesta quell'essere che nel primo cielo è mostrato in maniera compatta e unitaria, le dimostra come distratte, cioè disgiunte, separate, pur essendo tutte contenute dal cielo del primo mobile. Gli altri giri, quelli successivi, per varie differenze, le distinzioni che dentro da sé hanno dispongono a lor fini e lor semenze. Le differenziazioni interne di cielo in cielo sono poi finalizzate a produrre nuova realtà e quanto diversa è la realtà che producono, tanto diversi sono i loro modi di essere e di manifestarsi all'interno di questo cielo. Così questi organi del mondo vanno, come tu vedi ormai, di grado in grado, che di su prendono e di sotto fanno. Questi organi del mondo discendono gradatim in latino, è l'avverbio utilizzato dalla maggior parte degli autori che espongono questa visione di tipo cosmologico della derivazione delle cose molteplici da un principio primo, cioè gli autori medievali, cristiani, ma platonizzanti, con i quali faremo tra breve anche conoscenza. Questi autori parlano appunto del gradatim, del discendere di grado in grado, ricevendo dai cerchi superiori, dai gradi superiori, l'efficacia, la potenza dell'essere, ma operando a loro volta, quindi fanno di sotto, per discendere verso ulteriori diversità. Questa stessa tematica viene ripresa nel quarto cielo, nel cielo dei teologi o dei sapienti, dove il personaggio di Tommaso d'Aquino illustra a Dante la medesima concezione cosmologica della comprensione di tutte le cose all'interno di una unica derivazione da un principio primo e la distribuzione dell'essere fino ai gradi infimi, dove questo essere, che è traccia della volontà divina che vuole che le cose che siano, che vuole che le cose siano, è un essere di grado in grado sempre meno sussistente, sempre meno operante. Ciò che non muore e ciò che può morire non è se non splendor di quella idea che partorisce amando il nostro sire. Tutte le cose, mortali e non mortali, uomini e angeli, tutte le essenze che non muoiono, che non hanno mutamento e tutte le cose che sono sottoposte al mutamento, al divenire e alla morte, sono uno splendore, cioè un riflesso, una emanazione di una idea generale che contiene tutte le idee di tutte le cose del mondo. Questa idea che è l'intelletto divino che viene partorito, cioè generato dal Padre, il nostro sire, mediante un atto di volontà che vuole portare tutte le cose ad essere e che è un atto di amore,
è evidente in questa terminologia il ricorrere delle nozioni trinitarie che la tradizione cristiana ha proposto attraverso la dinamica di un pensiero che viene pensato da una mente, il Padre, e che porta con sé le idee, i principi, gli archetipi, i modelli di tutte le creature, il Logos, e che viene portato a frutto e quindi che darà origine alla sussistenza di tante cose, di tante molteplicità, grazie all'amore che è lo spirito che unisce la volontà del Padre e l'efficacia del Figlio. Perché quella viva luce che si immea dal suo lucente, che non si disuna da lui né dall'amor che allor si intrea, per sua bontate il suo raggiare aduna quasi specchiato in nove sussistenze eternalmente rimanendosi una. Ecco, quella viva luce, il Padre, che si mea, scivola, scende, procede dal suo lucente, dalla fonte, dalla causa della luce, il Figlio che diffonde la luce del Padre, e che non si disuna, cioè il Padre non si disuna dal Figlio, né da lui né dall'amore, lo Spirito che li congiunge. Ma il vocabolario di Dante è qui molto più espressivo. La luce che si diffonde è la luce che si mea, che discende, che si allarga dal lucente, dalla fonte della luce, e che non si disuna, cioè mantiene la propria unità con il Padre, né dal Padre né dall'amore che si intrea, cioè si interiorizza nel rapporto tra padre e figlio. Ma questo intrearsi è un verbo equivoco appositamente scelto da Dante, perché se il non si disuna accentua il significato dell'essere unito del divino nell'operare delle tre persone, l'amore si intrea perché produce una triplicazione, intrearsi, una triplicazione degli effetti. E quindi, per la sua bontà, questa causa divina aduna tutto ciò che è il suo splendore, il suo potere, quasi specchiato, come se venisse riflesso, scendiamo verso il basso, verso gli enti che portano il riflesso dello splendore e della luce, in nove sussistenze, eternalmente rimanendosi una. E molti interpreti, anche qui, estendendo il gioco dei numerali, per cui la luce rimane una, ma gli effetti, i riflessi di questa luce sono nove, hanno pensato che si dovesse interpretare questo verso come un'allusione ai nove cerchi angelici della tradizione pseudo-dionisiana diffusa in tutto il cristianesimo alto medievale e recepita, come sappiamo, anche da Dante nel Paradiso. Io non credo però che questa terminologia sia quella giusta. Le nove sussistenze non sono i nove cerchi angelici che sono creature e non sono ancora capaci di produrre, di creare, ma sono ancora qualcosa di divino, sono ancora un emanare della luce divina in nove sussistenze, cioè in nuove sussistenze, che per bontà Dio diffonde, come diceva nel secondo canto, per diverse essenze. Di qui discende alle ultime potenze, giù d'atto in atto, tanto divenendo che più non fa che brevi contingenze. Ecco appunto le creature finite che di atto in atto portano l'efficacia della volontà divina a discendere e a divenire, tanto a farle essere soltanto contingenze, cioè realtà che iniziano ad essere e smettono di essere. E queste contingenze sono, secondo la mia terminologia, essere intendo, le cose generate, che produce con seme e senza seme
il ciel movendo. Le contingenze, questi esseri finiti, sono l'esito del movimento dei cieli determinato dalla volontà divina che, amando le sue creature, le fa essere tutte subordinate al meccanismo di determinazione del divenire da potenza ad atto attraverso proprio l'operatività delle contingenze causali che hanno una serie di effetti che diventano poi a loro volta cause. Ora, queste creature sono materiali, cioè entrano le forme pensate dal divino in composizione con ciò che divino non è più, cioè con la materia che è mutevole e instabile. La scera di costoro, dice Dante, cioè la materia che è mutevole, quindi molle e plasmabile come cera, e chi la duce, cioè le forme che governano questa cera, non sta ad un modo, non sussiste sempre identica a se stessa, ma sotto il segno ideale, cioè sotto la guida dell'idea, della forma, che è il pensiero divino, poi più e men traluce, in parte più, in parte meno, abbiamo letto prima. La luce traluce, cioè comincia ad apparire nella materia, ma sempre sotto il segno ideale, cioè sotto il governo, il potere del segno ideale, del segno che è l'idea di tutte le cose. Onde succede, onde accade che un medesimo legno, cioè un medesimo albero, secondo specie, meglio e peggio frutta, cioè dà frutto migliore e peggiore a seconda della specie, cioè dentro la specie, dentro la forma in cui devono essere tutti dello stesso tipo i frutti che vengono prodotti, però dentro la specie la cera, la materia, fa in modo che ogni albero possa produrre meglio e peggio. E anche voi, esseri umani, nascete con diverso ingegno, con una diversa capacità intellettuale. Ecco, proprio perché derivano tutte da questa moltiplicazione degli effetti delle cose, delle cause e dei principi che determinano come discesa ininterrotta di efficacia provenienti dalle cause originali, proprio perché appunto c'è questa concatenazione di efficacia, tutte le cose sono orientate mentre discendono da una forza che le riattira verso l'alto e provano tutte il profondo desiderio di ritornare al proprio principio. Ritornare al proprio principio che è Dio, principio delle nostre anime, come Dante scrive chiaramente in un brano del Convivio, e il sommo desiderio di tutte le cose è ritornare al loro fattore, che le ha create simili a sé. E per questo, come l'uomo, che esplicitamente si dice nella Bibbia che è stato creato ad immagine e somiglianza, tutte desiderano di tornare alla loro fonte dell'essere per mantenere ancora più forte il legame con l'essere. Persino Beatrice, nelle brevi parole con cui invita Virgilio nel secondo canto dell'Inferno a andare a salvare Dante, a indicargli la via diritta lungo la quale orientare la propria riascesa, il proprio ritorno verso la fonte da cui tutte le cose derivano, anche Beatrice dice di essere discesa dal loco, dal luogo al quale ella desidera tornare. Io ti faccio andare, ma vengo da quel luogo stesso verso cui manderemo insieme Dante, ed è il luogo ove tornar disio. È l'amore che mi ha mosso e che mi fa parlare, cioè che mi dà l'incarico di orientare te a realizzare la volontà di Dio, che è anche la volontà di tutto l'universo, e cioè la salvazione di Dante, ma non perché la salvazione di Dante sia fine dell'universo, ma perché sarà un
atto favorevole alla salvazione di tutto il genere umano, in quanto riceverà un incremento di conoscenza e di santità dal fatto che un individuo, il poeta Dante, appunto, abbia ricevuto dalla divinità la capacità, la forza di rimettersi sulla diritta via, che è a questo punto la diritta via della discesa e del ritorno di tutte le cose, secondo la dinamica platonica del reditus universale. Nella monarchia, sempre facendo riferimento a questa dinamica, ma in questo caso con una chiara allusione alla tecnica logica con cui la discesa e il ritorno vengono esaminati quando vengono rappresentati sotto forma di generi e specie, ecco, nella monarchia viene descritto che poiché ogni verità che non è principio, quindi che non causa altre cose, è resa manifesta come verità dalla verità invece di qualcosa che è principio, poiché tutto ciò che deriva da cause è reso manifesto ed è dalle cause che lo precedono e quindi dobbiamo conoscere le cause per poterlo comprendere, è necessario allora in qualsiasi indagine razionale avere conoscenza del principio al quale è necessario risalire per via analitica, facciamo attenzione a questo termine, e nel quale trovano la loro certezza tutte le verità inferiori che da essa discendono. Ecco, il termine per via analitica, analetice, è molto significativo perché indica il metodo con cui deve esercitarsi la conoscenza umana per poter ritrovare i principi degli effetti che sono distribuiti in tutto l'universo, cioè in tutto l'impero divino. Questa metodologia analetice viene normalmente interpretata come una metodologia identica a quella esposta da Aristotele nei trattati che hanno il nome di analitici, ossia la metodologia del sillogismo. Ed in effetti è vero che per via analitica, ossia per via di sillogismo, Dante nella Monarchia argomenta spesso costruendo formule ben chiaramente organizzate secondo la metodologia del sillogismo, quindi secondo la distinzione di due premesse dalla cui congiunzione si produce una conclusione. E un esempio è questo, che Dante dà proprio tecnicamente queste lettere che servono ad indicare i passaggi logici all'interno del sillogismo, sono poste da Dante stesso. E l'argomento qui è sillogisticamente molto evidente, molto tecnicamente solido. La giustizia è tanto più potente quanto più il soggetto cui inerisce è potente. Quindi ogni cosa giusta, è tanto più giusta quanto è giusto A, quindi ogni B appartiene alla categoria anche degli A, più ampia degli A. Ma solo C, cioè solo il monarca, può essere dotato di una volontà massimamente potente, cioè solo il monarca è veramente A, e dunque, secondo quello che abbiamo detto, poiché ogni A è B, allora dunque solo C, cioè il monarca, è B, cioè è il massimo del potere. Ora, in realtà, però, Dante non ha scritto tutta la monarchia organizzandola in questo metodo, secondo questo metodo, e usa il sillogismo solo in alcuni passaggi per esplicitare quello che è in lui più diretto e più operativo in una formulazione linguistica molto più efficace, quella secondo cui una nozione, potremmo dire un principio primo, un assioma della nostra mente, si apre lasciando sviluppare i concetti. Ecco, la stessa argomentazione che abbiamo appena letto in maniera sillogistica viene ripetuta qualche capitolo più avanti, sempre nel primo libro della Monarchia, nei termini seguenti. Alla giustizia si oppone la cupidigia,
Perciò, se si potesse eliminare la cupidigia, non ci sarebbe più nulla di contrario alla giustizia. Ma effettivamente, se ci fosse un soggetto incapace di desiderare altro di diverso da ciò che possiede, in esso certamente non ci sarebbe cupidigia. Ma il monarca, cioè l'imperatore, non ha nulla che possa desiderare oltre ciò che possiede, perché il suo potere è limitato solo dall'oceano. A differenza di quanto accade agli altri principi o re, i cui regni si limitano reciprocamente gli uni con gli altri. Vedete, questo è lo stesso concetto che abbiamo espresso prima in forma sillogistica, e cioè il monarca ha potere assoluto perché possiede tutto e non avendo nulla da desiderare, visto che possiede tutto, non ha ragione di essere pervaso dalla cupidigia, che è il primo dei mali dell'universo, perché da essa si origina l'invidia, il desiderio di avere ciò che è proprio degli altri. Ora, questa terminologia, questa metodologia, questo esplicitare i contenuti nucleari di un principio che si vengono articolando in una narrazione, in una esposizione articolata, è proprio ciò che nelle fonti neoplatoniche, soprattutto in area cristiana alto medievale, viene chiamato per l'appunto analitica. In particolare, usa questa terminologia il filosofo Giovanni Scoto Eriugena, uno dei più grandi filosofi, autore del periodo alto medievale, autore di un sistema quanto mai organico ed efficace per la descrizione dell'intero universo come articolato in varie fasi, in vari passaggi di diversificazione delle nature, e il quale ha tratto questa maniera di pensare e anche la terminologia, cioè in particolare la nozione di analytiche per parlare del distinguersi, del dividersi di elementi all'interno di un unico principio, l'ha derivata da un autore da lui tradotto in greco e donato al re Carlo il Calvo. Questo autore è Massimo il Confessore, che è uno dei maggiori speculativi di area bizantina del VII secolo. Massimo il Confessore suggerisce a Giovanni Scoto proprio questa terminologia della descenzio e del reditus di tutte le cose a Dio, e quindi prima di interiorizzarla, Giovanni Scoto la espone sinteticamente al re destinatario dell'opera di traduzione delle opere di Massimo, la espone per far capire appunto qual è il procedimento che viene seguito nell'opera di Massimo. Ed ecco quindi che Massimo insegna la discesa, descenzio, ovvero la moltiplicazione della bontà divina in tutte le cose che sono, cominciando dalle cose prime, vi ricordate le nove sussistenze, le essenze universali, quelle che non mutano e che sono sempre nuove perché sono eternamente stabili, perché sono nel pensiero divino e sono le idee dell'intelletto divino, e poi passando attraverso le idee di grado inferiore, divise, articolate in ulteriori forme, in ulteriori essenze, si attraversano i generi, le specie, fino agli individui e agli accidenti. E inversamente, Massimo spiega la conversione, l'inversione di questo processo, per cui la medesima divina bontà opera un reditus, una ricongiunzione, lungo gli stessi gradi fin qui percorsi dalla moltiplicazione di tutte le cose che sono, fino a ritornare alla loro semplicissima unità. Questa processione viene chiamata da Massimo il Confessore e sul suo esempio da Giovanni Scoto Eriugena analitiche, il termine che difficilmente può essere derivato a Dante da altre fonti che non lo utilizzino in questa maniera o in maniera adeguata a quella della terminologia aristotelica per indicare un procedimento per sillogismi concatenati.
Ma è Giovanni Scotto stesso che ci spiega che nell'opera intitolata Perifiseon ci dice che non c'è nessuna divisione razionale, sia quella dell'essenza nei generi, sia quella del genere in specie e in individui, come di ogni corpo nelle sue membra, che non possa inversamente essere ricomposta risalendo i medesimi gradi fino a giungere a quell'uno che stabilmente sussiste in sé stesso senza alcuna diversificazione, dal quale la divisione stessa ha avuto inizio. E infatti, riepilogandolo ancora una volta, la discesa o ascesa scalare ci porta, in questo caso seguendo la resolutio o recollezio, la riunificazione, dall'individuo alla specie, dal genere minore al genere maggiore, fino al grado più universale che è l'uno che tutto ricomprende. Ebbene, questa processio, questa recollezio o resolutio si chiama in greco analytikē. Ed è questo esattamente quello che Dante recepisce da Giovanni Scoto, che sicuramente è stato una fonte che ha ispirato sotto molteplici aspetti il pensiero sistematico, speculativo di Dante Alighieri. Al di sopra di generi, specie, di tutte le essenze che possono essere raggiunte, si trova quel genere unitario che raccoglie tutte le cose che i filosofi hanno denominato l'uno. Qui in particolare nella Monarchia, Dante ci parla ancora dell'uno a proposito sempre del genere umano, dicendoci che è uno quando è unito in una cosa sola e che proprio per questo deve essere governato da un unico principe, il fondamento della cui maestà, del cui potere è voluto da tutta l'umana civiltà, che è finalizzata e ordinata e orientata a un solo fine, e cioè alla vita felice, ovvero alla beatitudine. E in effetti, così come un uomo risiede a sua sufficienza per poter stare bene, richiede compagnia domestica di famiglia, così una casa a sua sufficienza richiede una vicinanza e varie vicinanze, cioè vari quartieri, desiderano insieme costituirsi in una cittade e ancora la cittade si costituisce con le sue arti e difese a costituire una fratellanza con le altre città di circavicine che costituiscono con essa il regno. E poiché ancora si può vedere che noi osserviamo discordie e guerre sorgere tra regno e regno, conviene di necessità che tutta la terra sia una monarchia, cioè uno solo principato e uno principe, lo quale tutto possedendo, l'argomentazione che abbiamo ricordato prima, poiché possiede tutto e più desiderare non possendo e non potendo estendere ulteriormente il proprio desiderio, li regi, i re, tenga contenti nei termini dei regni, sì che tra loro sia pace. Ora è importante tenere presente che nella monarchia Dante proietta nella società umana quello che già dalla Divina Commedia e dal Convivio è emerso essere il sistema della concatenazione universale dell'essere di grado in grado nella discesa con cui le cose derivano da Dio e nel ritorno con cui le cose risalgono a Dio. Per questo diventa importante il fatto che dopo la dimensione umana, politica, nella quale tutta la società umana è di grado riunificata sotto il potere del monarca, anche la dimensione spirituale e la felicità spirituale che in essa va ricercata siano governate da un principio, da una unitarietà che è la Chiesa, la quale è la vita stessa di Cristo, la forma, cioè
l'archetipo ideale della Chiesa è la vita di Cristo stessa, che comprende tutto ciò che noi sappiamo su Cristo, cioè le sue parole, le sue azioni, perché la sua vita, il Vangelo che narra la sua vita, fu l'idea e l'archetipo, il principio ideale della Chiesa militante e in special modo dei pastori e specialmente del sommo pastore, del pontefice, il cui compito è di pascere i suoi agnelli e le sue pecore. Devo dire che questo brano fa pensare, se andiamo con la mente alla figura notissima di colui che fece il gran rifiuto nel terzo canto dell'Inferno, cioè quel personaggio che nel gruppo degli ignavi, di coloro che vissero senza infamia e senza lodo, si distingue perché appunto fece un grande rifiuto rispetto ad altri, cioè fece una rinuncia al bene e al male contemporaneamente. Leggendo queste parole della monarchia, viene da pensare che veramente sia difficile negare che questo personaggio sia Celestino V, perché rinunciando a essere il sommo pastore, come qui Dante dice esplicitamente, il cui compito è di portare al pascolo e di far vivere bene tutti gli agnelli, tutte le pecore, tutti i credenti della Chiesa, perché devono insieme a lui ricostituire la forma che è quella di Cristo, che si riflette soprattutto, supremamente in lui che è il sommo pastore. Per questo il rinunciare a essere pontefice significa rinunciare a essere come Cristo, che è il fine che deve essere visto come obiettivo, punto d'arrivo della volontà e dell'operatività di tutti gli uomini. Ma è soprattutto allora al vertice più alto di questa gerarchia ascendente e discendente di tutte le cose che Dante vede la perfezione del ricongiungersi di tutto in uno. Questo è infatti il primo dei tre gradi secondo cui si manifesta a Dante la realtà del divino, la visione del divino. I tre gradi sono il rapporto tra Dio, creatore, e la creazione, la Trinità e l'incarnazione. Il primo grado, quello del rapporto tra Dio e la creazione, che corrisponde quindi al primo fondamentale dogma della religione cristiana, la creazione, viene descritto da Dante come il riunirsi, l'unificarsi, il congiungersi di tutto ciò che è, e quindi di Dio, creature immortali, creature mortali, fino ai più infimi angoli dell'universo, dell'impero dell'universo, del bene, si unifica tutto quanto in un unico volume, mentre si squaderna e si manifesta lungo l'universo la congiunzione del divino con il creato. E questo nodo che congiunge il divino con il creato è la forma del divino, è la forma del divino come creatore, come principio universale di tutte le cose. La metafora che spiega questa relazione tra divino e creato è tratta, come si vede con facilità, dalla codicologia, cioè dalla scienza dei libri. Si parla di un volume in cui tutto viene unificato e poi di uno squadernarsi, di un moltiplicarsi dei quaderni che costituiscono il libro. Devo dire che in realtà io ritengo che forse volume implica più il rotolo, cioè il volumen che si avvolge, la carta che si avvolge in un rotolo, come con il papiro, perché questo congiungersi in un unico volgersi mi dà più l'idea della congiunzione di tutto l'impero dell'universo nell'unità con il divino, mentre il 4 è simbolicamente, nella tradizione delle simbologie cristiane, il numero del molteplice, del
del creato, del finito, il numero dei quattro punti cardinali, il numero dei quattro venti, delle quattro stagioni, eccetera. Quindi il dividersi e il moltiplicarsi. Quello che però è fondamentale è che in questa moltiplicazione del divenire di tutte le cose dal libro che tutte le contiene, il suo ritornare, il ritornare di tutte le cose nella loro perfezione, tutte le cose contribuiscono all'unità e alla verità dell'insieme. Sostanza e accidente, lor costume quasi conflati insieme, come fusi insieme, per tal modo che ciò che dico è un semplice lume, in modo tale che io posso solo appena alludere a ciò che veramente voglio dire. Se ci fosse un accidente in meno in questa pienezza dell'universo, ci sarebbe la mancanza della assoluta perfezione. La forma universale di questo nodo è dunque Cristo, il Verbo, il principio divino, l'intelletto divino nel quale tutte le cose sono concepite, pensate e che vanno poi all'essere, mentre poi vanno all'essere per l'unione infuocata che unisce il Padre con il Figlio e che fa desiderare, volere al Padre che siano le realtà pensate dal Figlio. Ecco, la stessa concezione si ritrova nel terzo canto del Paradiso, nelle parole di Piccarda Donati. Piccarda è noto, non ha potuto rispettare fino in fondo i voti di Clarissa che aveva formulati perché costretta dal fratello a un matrimonio contro la sua volontà, è quindi santa, ma santa in un grado inferiore rispetto ad altri santi, e questa inferiorità stupisce Dante, che le chiede se lei non è invidiosa degli altri beati che sono in gradi più alti e che hanno avuto in pratica di più e che hanno eternamente di più nella loro beatitudine. Ebbene, Piccarda risponde con estrema chiarezza che se lei volesse essere in una posizione diversa da quella in cui si trova, collocata perché la sua beatitudine era leggermente inferiore, se può la beatitudine essere inferiore rispetto a quella degli altri beati, perché lei vuole quello che vuole Dio e non volere qualcosa che da Dio è voluto sarebbe fonte di infelicità. Quindi la beatitudine può essere soltanto volere ciò che vuole Dio. E qui Piccarda lo dice con estrema chiarezza. Anzi, è formale ad esto beato esse tenersi dentro alla divina voglia, per cuna fanzi nostre voglie stesse, unificandosi con la volontà, voglia significa volontà, con la volontà divina, le nostre voglie, le nostre volontà si fanno una volontà sola. E per questo, come noi sem di soglia in soglia, così come noi siamo di grado in grado, di seggio in seggio, come nell'anfiteatro del Paradiso, per questo regno, il regno dell'Empireo, cioè il regno del Paradiso dove Dio, che altrove è ovunque imperatore, è direttamente re regno del regno, per questo regno a tutto il regno piace la volontà di Dio al re, che in suo voler ne invoglia, che ci fa venire voglia di volere le cose che lui vuole, perché solo nella sua volontade è nostra pace. La pace dell'universo è nel volere le cose che vuole Dio e sarà destinato a questa pace solo chi si accorderà a questa volontà divina, attuando il proprio volere potenziale come creatura in una volontà attuale che è assolutamente piena, come quel mare al quale tutto si muove, come quell'universale destinazione del reditus di tutte le cose, cui si muovono le cose create e le cose che Dio, pur avendole create, fa essere per cause seconde, cioè per opera della natura. E Dante commenta che gli fu allora chiaro il fatto che in ogni dove, in qualsiasi punto del paradiso, il cielo è paradiso, anche se la grazia, cioè la gratificazione del bene, non viene distribuita a tutti nello stesso modo, non vi piove
la grazia del sommo bene d'un modo, in un solo modo, secondo un solo modo. Questa tematica della unificazione della volontà con il divino ci conduce all'explicit della Divina Commedia, agli ultimi versi nei quali Dante consacra pienamente la propria concezione della beatitudine, facendoci capire che non potrebbe assolutamente essere diversa da come lui l'ha fin qui narrata. E cioè la beatitudine è l'identità della volontà del beato con la volontà del beatificante, del creatore. E quindi quando Dante conclude la Divina Commedia, non ci dice, come alcuni commentatori ritengono, che è ritornato sotto l'operatività dei cieli, delle sfere celesti e quindi nel meccanismo della natura materiale alla quale ancora appartiene, ma ci dice qualcosa di molto diverso e di molto di più. Ci dice che il suo desiderare, il suo volere, il disio e il velle, sono come il disio e il velle di Dio che li volge. Come Piccarda, Dante ha provato in un momento di grazia concessa da Dio per una eccezionale destinazione del poeta, ha concesso che Dante potesse provare la volontà che crea l'intero creato e accordandosi alla quale tutti i beati sono beati. Questo desiderare è detto attraverso due parole, disio e velle, che non sono sovrabbondanti, cioè non sono inutili, non ripetono lo stesso concetto. Il disio è per Dante la potenzialità del desiderio, il desiderio progettato che vuole realizzare qualcosa. Il velle è il desiderio operante, è la volontà che sta realizzando quel qualcosa che il desio ha desiderato. In più punti dell'opera di Dante torna questa terminologia, ma credo che il più noto di tutti e anche il più emozionante sia il brano La Terzina dal quinto canto dell'Inferno, in cui, parlando del volo di Francesca e Paolo verso lui e Virgilio, Dante li descrive come colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme, e al dolce nido vegnon per l'aere dal voler portate, quali colombe dal disio, cioè dalla potenzialità del desiderio chiamate, si lasciano trasportare dalla naturalità di questo disio ad attuarsi come velle, cioè come un volere che le porta verso Dio. Ecco appunto nella conclusione dell'opera, il disio e il velle diventano un movimento solo, come quello di una unica ruota che è mossa ugualmente, che ha una causa che la fa muovere nello stesso modo, nonostante su questa ruota ci siano tutte le diversità e le particolarità dell'impero del bene, tutte le molteplicità e le diversificazioni che sono e tendono ad essere e vogliono essere come Dio vuole che siano, perché saranno così più nobili e realizzeranno appunto quello che è il volere e il potere di Dio, e cioè il volere e il potere dell'amore che muove il sole e le altre stelle, che è la causa di tutto il movimento dell'universo e cui nulla può sottrarsi se vuole continuare ad essere, ad esistere e non cessare di essere nella oscurità della lontananza da Dio.